venuto a parlare qua nel Forum Udine 3D per precisamente esplorare un po' di più questa dimensione, questa terza dimensione nella sua storia culturale per arrivare oggi alla stampante 3D. E per il percorso di questo vedo che i stereogrammi dell'Ottocento erano già un primo passo verso questo, vediamo tutto lo sviluppo della... La cosa che chiamo il rovesciamento della prospettiva, che la prospettiva nel Rinascimento è inventata per postare la gente fuori del spettacolo, invece la realtà virtuale e tutte le altre cose del mondo digitale noi portiamo dentro lo spettacolo. E questo siamo bagnati nel mondo di informazione. E su di questo ho visto che l'industria delle telecom ha dovuto inventare grandi metafore per ristrutturare l'industria. E tre primi grandi sono stati cloud computing, internet delle cose e big data. Il big data fondamentalmente è un cambiamento di paradigma. E la cosa che è la più fondamentale del big data è quella del fatto che grazie a questo, e per questo il cambiamento di paradigma, grazie a questo tutte le risposte dipendono dalle domande. Non c'è una risposta che precede la domanda, allora che nella cultura della carta l'archivio porta in sé la risposta alla domanda o la mente di qualcuno, diciamo c'è una cultura su di che tutti sono più o meno d'accordo. Con il big data si inventa una cultura nuova, si inventa strategie cognitive nuove, come fare le domande. Allora, come si collega tutto questo con la stampante 3D? Si collega sul potenziale non solo industriale, che è enorme, della stampante 3D, si possono fare un sacco di cose che non immaginavo prima, adesso anche ha un potenziale cognitivo assolutamente enorme. I big data e la stampante 3D insieme possono creare un'industria totalmente inattesa e dà anche lavoro ai tanti ragazzi che ne hanno bisogno. Basta comprare una stampante 3D di 2 lire, 100 euro. E immaginare che vorremmo fare con questo, come disegnare sul nostro computer la forma che ci interessa, il servizio che ci interessa e mandarlo con esso, con il big data, per sapere a chi serve, come serve e tutti quanti. Ci sono possibilità di futuro assolutamente fenomenali adesso e speriamo che l'Italia se ne prenda coscienza.